Franz, l'epilogo. Tutto sta per iniziare. È in arrivo il film. Franz, il nuovo street musical. La B&B Production, Botteghi Bruno, stava organizzando Franz, un nuovo musical, ma gli attori, i ballerini e i cantanti non sapevano ancora a cosa andavano incontro. Quindi tutto ebbe inizio in una mattinata di inverno, in un posto molto lontano. Tutti qui fuori, grazie. In euro o in lire? Ma io sono 150.000. Appunto apposta, all'ultima, mi spiace. 150.000. Rivedete i cantanti dei ballerini agli attori. Ecco, sì, vuoi aggiungere qualcosa? Scusi, chi è cantante e attore? Ah, ragazzi, però, facciamo con calma. Con calma. Siete tanti, abbiamo poche ore per potervi vedere. Sono qui per l'audizione di Franz, sono qui praticamente per cercare di far parte di questo spettacolo, e ce la farò. Devo dire la verità, ancora non abbiamo fatto il cast. Quindi è molto difficile, ci fa trapelare questa indiscrezione. Difficile. Molto difficile stare fermo. A quale ruolo stai ambendo? Beh, io vorrei proporre per il ruolo di Vance. Sono pronto, io mi sento pronto per farvi Vance. Da quanto tempo stai aspettando? 15 ore. E senti, per quale ruolo ti stai preparando? Il mio ruolo si chiama Esmus. E quindi hai un brano in particolare che... Sì, è bellissimo, il brano si chiama Asana. Niente, io sono in teoria Falaf, che è praticamente l'acrobata aerea. Voi tutti siete fantastici, io veramente spero di lavorare con voi. Federica Michello per la professoressa. Vengo! Poi mamma! Sì, sono uscito ora dall'audizione. Sono tra gli ultimi 20. No, Assemble, ma tipo sono candidato per il ruolo di Atlanta. Sì, no, c'ho delle ottime possibilità perché lo vogliono con i denti puliti. Eh? Sì, come contento se te le fa. Cazzo, è perfetto, guarda la linea, sì. Ideale, ci sa che le manche sono stupende, guarda gli occhi, che espressione, ma prendo una sguardo da giraffa. Sì, secondo me, però, l'unico difetto che secondo me si può risolvere è che è rigida. Mentre gli attori e i ballerini si stavano preparando, un cantante attore stava venendo fuori, uno che voleva la parte di SFRF a qualsiasi costo. Era Roberto Rossetti, che non perdeva mai il tempo di proponersi ai due produttori e in ogni momento voleva far vedere le sue capacità. Quindi no, secondo me le locandine devono essere 6 per 3. Scusate, sono Rossetti. Una domanda. Dico subito a Savoli, mando un'email. Ciao. Scusi, la disturbo. Rossetti, una domanda, ma... Volevo dire che la cosa è molto importante, perché tipo del cinema, i nomi sono importanti. Scusate, era giornalista. Rossetti, un'informazione, ma la prova canora viene prima o dopo di quella con... Dicevo che la pubblicità deve fare insopportabile, Rossetti, ce la faccio più la volta. Ascolta, Savo, io Rossetti, ma se sa i cazzi! Vedi, ho fatto mettere tutti i cartelli nei nostri studi, questo per il Rossetti, perché si apre la porta, la vigilanza suona. Bravo, è giusto. Scusate, perché io volevo chiedervi un'informazione, non vorrei... Cazzi!
io strapperei il copione. Ma io vado a provarle a fanculo. Indecente. È indecente. Cioè, per Hans non è possibile. No, 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 no. Vieni prima o dopo di quella cosa. Scappa, scappa, scappa. Signor Rossetti, guardi. Ma scappa. Voi, scappa domani. Lo sentireste come il cazzo. Oh, Rossetti. È impossibile. Non si può. Ti porta a teatro a vedere come funzionano tutti i provini di Franz e come è stato allestito il teatro per Franz. Signor Botteghi, buongiorno. Salve. No, Rossetti no! Rossetti! Come? Anche mio figlio la conosce! Informazioni solo! Facciamo una cosa! Dammi! Facciamo fare il macchinista, non lo so, mi fai pulire la macchina, tu non lo so che io la barra che devo andare, io ci passo sopra con la macchina! È veramente una cosa inaudita! Vorrei capire. Se la prova coreografica viene prima di quella d'ora. Mi squilla il telefono! Pronto? Ma aspetti! Pronto! Viene prima di qua. Scusi, lo senti? Sì, chi preoccupato? Permesso? Rossetti! Ma il monologo brillante... Se ne vada, non lo vede che sto cagando! Forse non è il momento. No, no, proprio non è il momento, lo senti? No, no, qui. Ma dopo... Mario, Mario, ce l'abbiamo fatta. Sì, 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 sì. Sono qui, proprio qui, pensa, Cologno Monzese. No! Sì! Sì, sì, ho già parlato con lui, con Silvio. Ah! Mi darà l'ok. Mi ha proposto 600 milioni di euro per Franz. No! Oh, perfetto! Sì, sì, sì. No, 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 Rossetti non l'ho visto. No, no, non l'ho visto. Nemmeno io l'ho visto, Rossetti. Sì, sì, ma tranquillo, a dopo! Ciao, 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 ciao! Vabbè, ciao, 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 ciao! Brutte carogne, credevate di liberarvi di me. Invece io sono qui, voglio fare Franz. Voglio farlo, voglio farlo, voglio farlo. Lo voglio fare a tutti i costi, anche gratis. Lo voglio farci, voglio essere anch'io in Franz. Franz, andate a vederlo. Dei migliori teatri.